Salve care amiche e cari amici, eccomi di nuovo tra tutte e tutti voi in un nuovo formato perché non lo voglio fare con il cellulare orizzontale, poi c'è lo schermo grande, questo è il nuovo cellulare, nuovo di fine 2015 e quindi mi registro così al volo, poi bisogna vedere che formato gli diamo. Ma ecco, non posso girare la camera. E che volevo girare la camera. Che disdetta. Ah, ecco, devo stoppare l'applicazione perché sto con un'applicazione. Qua vedete il sacco. Perché io ogni tanto bozzo come Cicalone Simone. Ma non era di questo che vi volevo parlare. Vi volevo parlare dell'orto, dell'orticello mio. Vi volevo parlare dell'orto, dell'orticello mio. Io come Hortus biologicus ho un orto che, per meglio dire, lo ha coltivato mia madre, come potete vedere. Lei dice sempre: la terra ci dà tutto. Infatti è vero, care amiche e cari amici, la terra ci dà tutto. E poi tutto ci prende, perché torniamo alla terra. Guardate che bella insalatina da taglio. La vedete? Che bella insalatina. Io c'ho un limite di 5 minuti per fare il video, ve lo dico. Qua i pomodori, che quest'anno non abbiamo piantato nulla, è cresciuto tutto da sé. Ancora sono verdi questi, ma ne abbiamo raccolti di maturi, di nuovi. Ecco, guardate, guardate quante piante. Guardate quanti pomodori qua. Questi sono venuti da quelli che sono caduti l'anno scorso. Guardate, guardate qua quanti pomodori. L'anno scorso ci avevamo più verdure, là l'erba cipollina. La vedete? L'erba cipollina. I limoni. I fantastici, splendidi limoni. Qua abbiamo l'arancia amare per fare. Questa è un'arancia amara per fare la marmellata. E questa è una pianta di limoni che esce molte volte in un mio video, nei miei video che potete guardare nel mio canale. C'è alle mie spalle questa bella pianta di limone. Poi qua la pianta di pomodori è uscita fuori dall'orto. Quest'anno prevalentemente pomodori. La salvia. Questa pianta di alloro è cresciuta da sola in un buco nel pavimento. E lì, oltre al basilico, c'è la salvia. Perdon, il rosmarino. Ogni tanto mi confondo con i nomi. La salvia l'abbiamo già vista qua. E lì c'è il rosmarino e il basilico. Non posso fare zoom perché l'applicazione non me lo permette. È tutto lì. Anni fa avevamo 40-50 verdure differenti. Adesso abbiamo il pomodoro che è cresciuto spontaneamente, perché ogni tanto casca per terra. Allora, cari amiche ed amici, vi ho fatto vedere il mio orto. Adesso vi devo lasciare.